Buongiorno amici e bentornati sul nostro canale. Parliamo spesso di antifurti perimetrali, no? Come un ottimo sistema per proteggerci. E alcuni di voi dicono: ah, ma tanto abbiamo le inferriate, siamo protetti lo stesso, anche nonostante il fatto che abbiamo le inferriate, l'allarme non ci serve. Però vedete, come vedete qua, l'impianto d'allarme è perimetrale anche per proteggere le inferriate, perché se il ladro ha tempo può tranquillamente rompere, tagliare, segare le inferriate. Però ero in montagna, sono partito venerdì, sono tornato oggi, ho le 2:30, mi sono trovato sto casino qui. Lì per terra non c'è bagnato, di conseguenza vuol dire che quando l'ha fatto, non lo so io. Che no. Quindi è importante anche per chi ha delle inferriate dotarsi di un ottimo sistema di sicurezza. Qual è un sensore, per esempio, che si può montare sulle inferiate? Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è un sensore apposta, viene creato apposta per le inferiate. Vediamo come funziona. Eccoci qua, cari amici, questo è il sensore che volevo farvi vedere, è un sensore radio, sostanzialmente è un sensore a vibrazione, è un sensore sismico, sente praticamente i colpi che vengono dati su un oggetto, e nello specifico in questo caso potrebbe essere un telaio di una finestra, quindi un oggetto metallico, oppure viene installato sulle inferriate, no? Con ovviamente uno staffaggio adeguato. Come funziona? Beh, come potete vedere, quando io lo picchio, vedete, genera quello che è l'allarme. La cosa interessante di questo sensore è che in realtà è molto efficiente per quanto riguarda i falsi allarmi, perché questo che vedete lampeggiare in realtà è una specie di preascolto, ovvero ha sentito la vibrazione ma non ha generato l'allarme. Il sensore sta chiedendo: ho sentito una vibrazione, ce ne sarà un'altra o è stato un evento occasionale? Al ripresentarsi di un'altra vibrazione allora genererà l'allarme. Eccolo qua, questo è l'allarme. Quindi alla prima vibrazione lui va semplicemente in preascolto. Eccolo qua, questo è il preascolto. Vediamola installata come funziona. Ok, eccolo qui, come potete vedere abbiamo installato questo sensore, è un'installazione provvisoria, però sì, giusto per capire come funziona. Vedete, quando io vado per forzare una deflazione, quella che è l'inferriata, genero una vibrazione. Come potete vedere il sensore si è accorto della vibrazione, è andato in preascolto, e quando succederà la prossima vibrazione, ecco che genererà l'allarme. Eccolo qui, adesso è andato a riposo. Eccolo qui, questo è l'allarme. Ed è efficiente per quello che è la protezione di tutte le inferriate, telai, finestre d'alluminio, ma non solo, anche in legno, PVC, insomma, lo si può installare ovunque. Ci rendiamo conto come sia anche un ottimo sensore per quanto che riguarda i falsi allarmi, no? Perché avete visto che non basta una semplice vibrazione, ma devono essere più di una vibrazione, nello specifico in questo caso due nel lasso di 30 secondi. Quindi sicuramente un'ottima efficacia per quanto riguarda anche la gestione dei falsi allarmi. Soprattutto le inferriate sono al sicuro. E in questo modo il ladro non ha assolutamente tempo. Avete visto che come uno si avvicina che prova a strapparle, il sensore va a generare quella che è la segnalazione di allarme. Quindi le tecnologie sugli impianti perimetrali sono sempre in costante evoluzione, escono sempre sensori in grado di proteggere qualsiasi tipo di situazione. Chiedete al vostro installatore qual è il miglior sensore che vi possa consigliare per quella che è la vostra applicazione. Ok ragazzi? Bene, iscrivetevi al canale, dite cosa ne pensate e al prossimo video.